L'HIV, quando è arrivato all'inizio degli anni Ottanta, è stato considerato la peste di quegli anni. Ha avuto un impatto sulla società fortissima. Ci sono stati milioni di morti a causa dell'HIV e non dobbiamo pensare solo al nostro mondo occidentale, dobbiamo pensare per esempio all'Africa dove intere fasce di età di popolazione sono venute a mancare a causa di questa infezione. Ci sono paesi africani dove manca totalmente o in modo molto sensibile una fascia di popolazione tra i 30 e i 40 anni perché in quell'età i soggetti morivano di infezione da HIV. Oggi, grazie a Dio, non è più così. E non è più così non solo grazie alle campagne informative che sicuramente hanno avuto un impatto, ma soprattutto grazie all'utilizzo dei farmaci antivirali che hanno cambiato la storia. Mi riferivo all'Africa perché soprattutto in Africa i farmaci antivirali sono finalmente arrivati grazie agli sforzi delle organizzazioni internazionali e anche in Africa la percentuale di popolazione infetta che attualmente è sotto trattamento sta raggiungendo delle percentuali accettabili. Nella nostra Europa siamo oramai a circa il 90% dei soggetti infetti che sono sotto terapia. Soprattutto nel nostro paese dove l'aderenza alla terapia è particolarmente valida. E questo cambia le cose perché un soggetto in terapia che non ha del virus che possa essere rilevato all'interno del suo sangue e tantomeno dei suoi fluidi biologici può infettare un altro individuo. E poi, oltre a questo, ci sono le profilassi. Da prima è nata la profilassi post-esposizione, in cui venivano dati degli antivirali a un soggetto che avesse corso un rischio noto di infezione, quindi un contatto a rischio con un altro soggetto, ma oggi molto più in voga è la profilassi pre-esposizione, in cui soggetti che hanno comportamento notoriamente a rischio vengono trattati con dei farmaci antivirali e questo è efficace, è stato dimostrato efficace nella letteratura internazionale nel ridurre il rischio di esposizione. Non sono solo luci quelle che sono relative alla profilassi pre-esposizione alla PrEP, per esempio c'è un maggiore rischio di acquisire altre infezioni sessualmente trasmesse, ma sicuramente i vantaggi nei confronti dell'infezione da HIV sono evidenti.